Sì, Valentina ha scritto qualche giorno fa: un compagno di mio figlio è positivo, asintomatico, la classe è in quarantena. Sono stata contattata dall'azienda della salute per dirmi che mio figlio, 9 anni, deve stare da solo, isolato, in una stanza, usare il suo bagno e mangiare a parte. Dall'ala est del castello è tutto, a voi la linea. Beh, la chiusa la trovo meravigliosa. Allora, raccontiamo bene com'è andata. Siamo al 6 ottobre, è un bel martedì. Arriva la telefonata Sì, della preside di tuo figlio. che mi dice di andarlo a prendere perché c'è un bambino positivo nella classe, quindi io sono andata a prenderlo, siamo stati a casa e il giorno dopo ci ha chiamato l'ATS Insubria di Como, dicendoci appunto che c'era un positivo nella classe, già lo sapevamo, ma ci hanno avvertito il giorno dopo e che da quel momento in poi avrei dovuto appunto isolare mio figlio in una Cioè, stanza, no, no, dargli a no, aspetta, disposizione aspetta, aspetta un bagno. Valentina. Tuo figlio, ricordiamolo, ha 9 anni. Quindi 9 anni. loro ti dicono, tu lo metti isolato in una stanza dove lui mangia da solo, si occupa delle sue cose da solo e sta lì per un tempo X. Sì, perché ci hanno detto che avrebbero fatto il tampone, ma non ci hanno detto esattamente quando. Sappiamo che non è facilissimo avere un appuntamento per il tampone subito, poi ci vogliono Certo. dei giorni di incubazione, quindi è normale aspettare un po' e in effetti l'ha fatto lunedì scorso. Loro mi hanno detto di isolarlo, di portargli i pasti, che doveva stare da solo con un bagno a Magari anche disposizione. Allora io sanificare il bagno, tipo cose sanificare gli così. oggetti che avrebbe toccato, i giochi, il bagno chiaramente. Allora io con un po' di ironia e garbo ho cercato di così, ironizzare un po' sul fatto che non tutti hanno a disposizione un castello o una casa di 100 metri quadri, più bagni e addirittura la camera per il bambino, perché mio figlio fortunatamente ha una camera per sé, Certo. ma molti compagni di classe dormono insieme ai fratelli. Ci sono famiglie di Non c'è 5 dubbio, persone in 50 metri certo. No, e poi quadri. c'è anche il dato Inoltre che c'è la tuo questione figlio ha 9 anni e quindi magari non era contentissimo di immaginarsi da emotiva. solo in una stanza a No, occuparsi di sanificare, eccetera, no? tra l'altro emotivamente è stato un momento difficile anche per i bambini che la sera erano un po' in crisi, mio figlio ha pianto la sera perché era preoccupato per il compagno e per se stesso, perché aveva paura di aver contratto il virus. Quindi lasciarlo da solo in una camera, Mi insomma, pare di magari capire per che qualche non ora hai sarebbe seguito stato contento, eh? l'indicazione. Allora, io non ho seguito l'indicazione. Io mi sono isolata con mio figlio, cercando di tutelare l'altra parte della famiglia, che è composta da mio marito e dalla figlia, che continuano ad andare a scuola e ad andare al lavoro, come da indicazione dell'ATS Insubria di Como. Perché non l'ho seguita? Perché è irrealizzabile. E quindi avrei preferito, ad esempio, che ci consigliassero di andare in una struttura, un albergo, una struttura che potevamo utilizzare con un bagno, isolarmi io con mio figlio, un adulto con un bambino di 9 anni, perché a quell'età non è possibile isolarli da soli per 8 giorni, e a quel punto si poteva davvero fare un isolamento, perché io credo, ci tengo a dirlo Tiziana, io credo all'isolamento, alle No, mascherine, no, a no, tutte mi è le chiaro, forme solo di che ci sono delle distanziamento. situazioni, dice Valentina, in cui quella modalità è impraticabile. Dopodiché il tampone l'avete fatto, Valentina? Tuo L'abbiamo fatto figlio lunedì mi lunedì? hai detto, anche tu Sì. quindi? No, io no, io ho chiesto di poterlo fare visto che Ma sono a perché contatto con lui e mi hanno detto mai? di no. Certo, Il castello va così. nel castello va così. Voglio sentire.